Uè, imbruttiti, parlo con voi, gli eroi della WF, i king del fatturato, il magister del parcheggio creativo, insomma, il numero uno. Guardate però che Milano non è solo imbruttita, è anche tanto altro. Tac! Ovviamente non posso che cominciare dal Giargiano, il nostro antagonista naturale. È quello che sabato va in Duomo a fotografare i piccioni. Mangia sempre all you can eat. Lo ordinerei un edamame, un tonkatsu, un yakitori, un yari salmone, un sake, un maguro. E quando gli dici, figa, sei proprio un Giargiano. Scusi, ma cosa vuol dire Giargiano? Me lo dice sempre. Provo a cercarlo su Google. Perché se non sai cosa vuol dire Giargiano, sei un Giargiano. E poi c'è il sottoinsieme del Giargiano, il nostalgico, quello che non è ancora uscito dagli anni 90. Pororo! Vorrebbe di nuovo il Festival Bar. Ti dico, se lo rifacessero quest'anno io ci andrei. Fa sempre paragoni col passato. Vogliamo parlare dei telefonini di una volta. La batteria ti durava una settimana e se ti cadeva per terra, si rompeva il pavimento. E ha soltanto una frase top. Ma che ne sanno i 2000? E dopo avervi presentato The Dark Side of Milano, ovvero The Giargiano, vi presento il mio alter ego femminile, l'imbruttita. Quella che durante la settimana organizzo weekend. Pranzo sul lago, niente male. Se no, stiamo a Milano ma ci facciamo la spa. E durante il weekend organizzo la settimana. Poi martedì parrucchiere, no, perché c'è il compleanno della Ceci. Quando ancora in alto mare dice sempre. Ah, sei già giù? Ah no, guarda, due minuti sono pronta. Arrivo. E quando la vedi a fine giornata esordisce con... Guarda, non puoi capire che giornata ho avuto oggi. Come mai? Anche se in realtà non è successo un cazzo come al solito. E come dimenticarsi del creativo? Ma da ACI, e lì ci vuole immaginazione. Si comporta da creativo, si veste da creativo, poi se gli chiede che cazzo fai, ti risponde. Il creativo. Sì, cioè, ma nello specifico, cioè per guadagnare i K, cosa fai? Hai presente le idee creative? Ecco, le faccio io. Cioè, noi adesso stiamo chiacchierando, però una parte di me continua a creare. Oh, goose leather, pelle d'oca, eh? Oh, fammi partire il flusso, eh? Fammi un bel esempino qua con... Allora, sto progettando una nuova bevanda per il futuro. Estate, caldo, tazzina, caffè ma freddo. Unisco gli elementi e poi... Uè, figlio del fuorisalone, ma figa c'è già? È Coca-Cola Plus Coffee. Certo che tu sei avanti. Ma così avanti che se ti guardi indietro, vedi te stesso e ti domandi, ma chi è sto pirla? Bella questa. La segno così. E ora è il turno dell'Indy, no? Quello che c'ha un concerto tutte le sere. Stasera vado a sentire i Mumbai Tonic. Parla solo esclusivamente di musica. E comunque Settimo Scapi è uno dei migliori cantautori italiani, ma di sempre. Ma non puoi parlare di musica con lui. Invece l'hai sentito l'ultimo dei... No, guarda, non mi interessa. Chi invece ama la City, quanto sottoscritto, è la fighetta milanese, che chiaramente non prende mezzi pubblici. Quando usa la macchina non sa fare benzina da sola. Ma non ci ha servito. E frequenta sempre gli stessi posti. D'inverno San Moritz, l'estate Santa e a Milano solo locali top level. E costringe le amiche a rifare il boomerang finché non viene perfetto. Ma devi sorridere. Che faccia è? Dai. Ragazze, insieme. Al 3, 1, 2, 3, non è difficile. 1, 2, 3. Brave. In zona playoff c'è il Fashion Addicted. Quello che guadagna 1500 euro al mese ma ne spende 1450 investiti. Ho appena preso questa giacca. 900 euro. Ma li vale tutti, no? Giudica le persone in base all'outfit. Come va in giro quello? Ma che scarpe ha quella? Cazzo è, hanno aperto le gabbie oggi. E ha sempre 1020. Poi vado un cocktail party di Alessandro Smiglio. Conosci, no? Dopo devo andare a un after, non mi ricordo neanche di chi. Adios. E in the end, l'esterofilo. Quello che quando esce dall'Italia è tutto meglio. Sì, bella che è Gaulenti. Però vuoi mettere con Times Square? Bella la linea 5. Però dai, vuoi mettere con la metro di Londra? Bella la Darsena, eh. Però vuoi mettere con i canali di Amsterdam? Senti, tu che hai viaggiato tanto, non sei mai stato a fare in culo? Cioè, nel senso che Amsterdam è bella, ma anche a fare in culo non è male. Sì, c'è il solito problema del parcheggio, c'è tanta gente, ma tu lo trovi. Tranquillo.